Allora ragazzi, benvenuti, Rete 8 TV, ciao a tutti da Alexisto, siamo al Bugalù di Surbo, stiamo per dare il via a un nuovo giovedì universitario dedicato questo giovedì non solo agli universitari ma anche a chi si vestirà in maschera, giovedì grasso, questo 16 di febbraio, in console Alexisto, Osvaldo Dell'Anna, poi la voce di Robby Tex, Mino Caliandro, Simmo P, insomma ci siamo tutti per un grande party di carnevale al giovedì Bugalù. Siamo nel privé, in uno dei privé del Bugalù, in questo giovedì grasso universitario. Abbiamo unito due serate in una e ovviamente abbiamo tutto lo staff, quasi tutto lo staff al completo. C'è Robby Tex. Buonasera ragazzi. E poi c'è il boss, the boss of the Bugalù, Gianluca. Salve a tutti, buonasera. E l'altro grande organizzatore, cioè Nico. Ciao ragazzi. E poi come vedete le maschere, perché questa è una festa in maschera questa sera, eh? Abbiamo queste splendide maschere caratteristiche, ecco, Zorro, poi abbiamo, cos'è, il la poliziotta, sì, e poi abbiamo la suora. Suora, non tanto. Vabbè, insomma, e poi lì c'è la maschera di Pacella, non so cosa c'è, no, lui va bene così già, quella è la maschera. Allora, siamo in questa grande serata che appunto ci ha portato sia il giovedì universitario classico che una serata dedicata al carnevale, no Robby? Eh sì, ovviamente abbiamo unito le due serate, il giovedì di università e degli universitari con il giovedì grasso, quindi ben ritrovati per la seconda Grazie. Volta e siamo felici di avervi qua con noi. Anche noi siamo felicissimi, una gran bella serata questa, lo vedrete dalle immagini, però parliamo anche ovviamente di quello che sta succedendo in questa stagione, sia al Bugalù che negli eventi di Robby Tex e Nico. Robby, parlami un po' di quello che... Una grande stagione, ringraziamo ancora tutti quanti, universitari e non. Sicuramente nell'imminenza, a parte dirvi che i giovedì universitari sono sempre strapieni e vi aspettiamo, ci sarà l'8 marzo, quindi l'8 marzo il Bugalù per la prima volta farà la doppia pista, che molti non conoscono, la parte di sopra, il piano superiore, cena e divertimento con gli spettacolini, e il piano chiaramente della discoteca che accoglierà tutte quante le ragazze per la sola discoteca. Quindi ci facciamo in due, si raddoppia per l'occasione del giovedì 8 marzo, Un giovedì, quindi anche tutti gli universitari. Perfetto, quindi aspettiamo questa bella data che sarà la prossima grande festa qui al Bugalù. E al Bugalù cos'altro c'è, oltre a tutto il successo che sta riscuotendo in questo periodo con il giovedì e con il sabato, Gianluca, certo. Cosa c'è per chi viene qui al Bugalù? Sabato 25 vi aspettiamo tutti con grande serata in maschera, serata latina logicamente. Sempre con la presenza di Lecce Night che coadiuva tutte le nostre serate con il nostro fantastico Tony. Niente che dire, vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, vestiti in maschera rigorosamente. Logicamente entreranno anche le persone normali, senza... Il 25 ci si diverte, insomma, in maschera al Bugalù. Sì, festeggeremo appunto l'ultimo sabato di carnevale. Ogni sabato invece la casita. Ogni sabato la casita della salsa. Nico, quindi quali sono i prossimi vostri eventi, i tuoi, quelli di Robby? Beh, innanzitutto da marzo fino ad aprile non faremo solamente due volte al mese, ma faremo ogni giovedì, quindi giovedì universitario, per la contentezza di Gianluca, ritornerà ogni giovedì. Sempre e non solo. E non solo, anche la nostra. E faremo quelle tipiche serate a tema, anche un po' innovative, come ad esempio la festa matricole contro fuoricorso, oppure il primo di aprile faremo la festa di aprile. E poi, come già ha detto Robby,
A parte i grandi ospiti del Grande Fratello che ci incontreranno insomma sempre durante le serate di marzo, avremo poi per l'8 marzo, come già detto, due sale in cui nella prima sala si cenerà con un menù fisso e poi dalle 10:30 in poi nella seconda sala ci saranno intrattenimento e grandi spettacoli per le donne insomma. Giovedì universitario grasso al Bugalù, una gran bella serata, veramente il pienone lo avete visto dalle immagini. Noi ringraziamo tutti gli organizzatori e vi rimandiamo al prossimo grande evento. Io saluto tutti gli amici che sono qui nel nostro privé, il privé di Rete 8, c'è anche il mio amico il DJ Solero che insomma è una delle parti essenziali del giovedì qua. Sì, diciamo che sono in residence, anche se stasera ho lasciato voce a te, a Osvaldo Dell'Arco. Bravo. Avete fatto un ottimo lavoro. Grazie Solero, lo ritrovate anche ogni domenica in diretta su Rete 8, anche lei, no? Sì, ci sarà anche Simona con me ogni domenica insieme a Tony Pireo e Marco Ferrante. Fantastico, bene, io vi saluto, ciao ragazzi, buona serata, alla prossima, ci ribecchiamo qua dal Bugalù.